Leonardo, chi l'ha visto? È proprio lui. È lui quello che appare nella scuola di Atene di Raffaello come il grande filosofo Platone. È lui l'uomo barbuto. Era probabilmente un giovane bello e alternativo quello che andò a lavorare nello studio del Verrocchio. In una Firenze dove gli intellettuali umanisti dominavano gli artisti e indicavano loro ciò che dovevano dipingere, a tal punto che questi poveretti accumulavano ogni tipo di immagine, a guardare con occhio franco questo dipinto del Verrocchio, al quale collabora il giovane Leonardo, quando Leonardo probabilmente ha fra i 20 e i 22 anni, ebbene viene in mente una cosa incredibile. A Firenze il manierismo è sempre esistito. I volti e i paesaggi hanno qualcosa di simbolicamente morbido e leonardesco. Ma l'albero palma di gomma e la veste di stralusso che serve da perizoma al Cristo sono tutt'altra cosa. Perizoma di lusso anche per Luca Signorelli, in una delle crocefissioni che sono a mio parere più incredibili e moderne per quell'epoca. Già, la questione della prospettiva. Brunelleschi la dimostra per la prima volta all'inizio del secolo con questo gioco. Lui si mette all'interno del Duomo e guarda di fuori il Battistero. Fa vedere al suo pubblico un dipinto di questo genere che il pubblico guarda attraverso un foro, così. Guarda e vede il Battistero. Dopodiché viene invitato a prendere uno specchio che pone dinanzi al dipinto e rivede nello specchio il dipinto stesso, quindi la stessa forma del Battistero appena visto. Ha dimostrato con questo esperimento che si può far capire e vedere l'architettura nel dipinto proprio come nella realtà, seguendo alcune linee precise che ne determinano il disegno. Sono le linee della prospettiva che si vedono partendo dal suo punto di vista centrale, che verrà chiamato poi il punto di fuga. Leon Battista Alberti trasforma l'esperimento in teoria. È il primo a parlare con precisione del punto come minima dimensione possibile, quasi come l'atomo per la filosofia greca, e della linea come conseguenza del punto. Leonardo andrà a collezionare i libri che parlano dell'argomento. Anzi, per un uomo della sua epoca, e sostanzialmente così poco incline a leggere il latino, era un grande raccoglitore di libri, ne aveva 150. Questo è il clima della bottega del Verrocchio nella quale cresce Leonardo. Leonardo, tipo bizzarro e particolare, figlio di un grande ragioniere dello Stato, allora della Repubblica, poco inclina allo studio, risultati pessimi in latino, nessuna inclinazione per la matematica, costretto o invitato dal padre a far cosa che lui poteva fare, cioè lavorare con le mani. In quella bottega del Verrocchio, Leonardo stava in realtà remando contro da parecchio tempo. Remando contro una pittura carica di intellettualismi neoplatonici, remando contro il gioco di smontare la prospettiva ormai dominata da tutti per farne qualcosa d'altro. Infatti, la prospettiva di questo dipinto si percepisce solo se lo si guarda in basso a destra. E rispetto agli accumuli di personaggi dei suoi colleghi, qui tutto avviene al minimo delle presenze, l'angelo e la vergine. Certo che la semplificazione consente la genesi di un'inattesa poesia. Coesistevano in qualche modo e si intrecciavano queste due correnti di pensiero, è giusto, sono queste quelle fondamentali. L'idealismo neoplatonico, i Marsilio Ficino, il Pico della Mirandola. E poi c'era la componente sperimentalista e quindi aristotelica, quelli di chi studiavano i movimenti del corpo, il flusso del sangue che scuoiavano i cadaveri. E beh, è chiaro che Leonardo appartiene a questa area culturale di sperimentatori, di notomisti, come si chiamavano nella Firenze di allora. Gente che vuole capire come funziona la macchina umana. È quella più grande macchina che è l'universo. Questo è il problema che assillava questo genere di intellettuali.
le due cose poi stanno insieme, si intrecciano, si mescolano, è la bellezza di questa epoca. 10 anni dopo, con l'Adorazione delle Immagini del 1482, il percorso anarchico è quasi compiuto. Tutte le regole ordinate dai suoi amici, lui le butta in aria e inventa un dipinto che contiene di tutto. Sembra già un taccuino dei suoi appunti. Magi adoranti che sembrano vecchiacci terribili. Una vergine che sembra già nelle rocce. Cavalli folli in giro per un paesaggio inatteso. E architetture catastrofiste da grande cinema moderno. Infatti, la prospettiva di questo dipinto si percepisce solo se lo si guarda in basso a destra. E rispetto agli accumuli di personaggi dei suoi colleghi, qui tutto avviene al minimo delle presenze, l'angelo e la vergine. Certo che la semplificazione consente la genesi di un'inattesa poesia. Coesistevano in qualche modo e si intrecciavano queste due correnti di pensiero, è giusto, sono queste quelle fondamentali. L'idealismo neoplatonico, i Marsilio Ficino, il Pico della Mirandola. E poi c'era la componente sperimentalista e quindi aristotelica, quelli di chi studiavano i movimenti del corpo, il flusso del sangue che scuoiavano i cadaveri. E beh, è chiaro che Leonardo appartiene a questa area culturale di sperimentatori, di notomisti, come si chiamavano nella Firenze di allora. Gente che vuole capire come funziona la macchina umana. È quella più grande macchina che è l'universo. Questo è il problema che assillava questo genere di intellettuali. Le due cose poi stanno insieme, si intrecciano, si mescolano, è la bellezza di questa epoca. 10 anni dopo, con l'Adorazione delle Immagini del 1482, il percorso anarchico è quasi compiuto. Tutte le regole ordinate dai suoi amici, lui le butta in aria e inventa un dipinto che contiene di tutto. Sembra già un taccuino dei suoi appunti. Magi adoranti che sembrano vecchiacci terribili. Una vergine che sembra già nelle rocce. Cavalli folli in giro per un paesaggio inatteso. E architetture catastrofiste da grande cinema moderno. Non c'è più nulla da fare, li tocca andare via. I colleghi ubbidienti sono andati a Roma a lavorare per Sisto IV. Lui verrà impacchettato e spedito da Lorenzo al suo grande amico Lodovico il Moro. Leonardo non l'hanno chiamato nell'impresa della Sistina nel 1481 perché lui, lo sapevano tutti chi era un teorico, uno sperimentatore, voleva inventare tecniche nuove. Quelle erano ditte di professionisti che lavoravano a cotti montanto al metro e il Papa voleva che il lavoro fosse fatto al meglio nel tempo più breve. I vari Botticelli, Perugino, Signorelli, questo erano. Figurati se si tiravano dietro uno come Leonardo da Vinci. Questa è la ragione vera per cui nella squadra della Sistina lui non ce l'hanno voluto e probabilmente non ci sarebbe neanche andato, non era quello il suo mestiere. Leonardo viene spedito a Milano come musico, inventore di feste e di stramberie, eppure come creatore di curiose macchine belliche. Ma si sta già sviluppando un suo proprio carattere. Uno, la questione della prospettiva va ridiscussa alla radice. Quando guardo un quadro perfettamente equilibrato secondo le regole della prospettiva, succede un fatto clamoroso, non mi sembra reale. Alla questione lineare se ne aggiungono sicuramente delle altre. Fra qui e laggiù, l'oggetto di laggiù lo vedo più confuso di quello che vedo davanti. L'aria gioca un suo ruolo. La figura umana gioca in un ambito di morbidezze che l'architettura non richiede. Questo fenomeno visivo lo chiama prospettiva di notizia, perché diminuisce la notizia delle figure e termini che hanno essi corpi in varie distanze. Nei suoi appunti, quello dei codici, appaiono quindi varie ipotesi diverse di prospettive, quella di notizia, quella di spedizione e quella di colore.
ma soprattutto si pone una questione di fondo, dove ancora una volta la lezione materiale sperimentale va a contraddire la teoria, e cioè la prospettiva non può finire in un punto unico, poiché l'occhio non è un punto, ma è una grande lente. Tanti punti e tanti razzi andranno a finire in questa lente e si sviluppano secondo la sua forma. Poscia, di occhi ne abbiamo ben due e un oggetto posto davanti a me lo posso vedere per di qua e per di là. Fine dell'astrazione teorica e inizio di una lettura materiale. Punto 2. Non mi sento un meccanico. Certo, se i pittori fossino atti a lodare con lo scrivere l'opere loro come voi, io dubito non giacerebbe in simil cognome. Ma perché mai il futuro ingegnere non vuole essere un meccanico? Per un motivo serio. La cultura di quegli anni prevede, da un lato, le arti liberali. Le arti liberali sono quelle che preparano allo studio della legge e alla vita civile dell'intelletto. Si fondano sul trivio, cioè lo studio della grammatica, della retorica e della dialettica, l'articolazione del parlare, quindi, e sul quadrivio, dove si studia l'aritmetica e la geometria, i quali due campi di studio aprono la porta dell'astronomia e della musica. Questo è il mondo delle arti liberali, che verrà aperto successivamente anche alla medicina e all'architettura. Tutta roba che si fa senza usare le mani. Le robe manuali sono le arti meccaniche, che vanno dal far lana fino al far pittura, scultura o oreficeria. Questa distinzione liberale-meccanico sta alla radice di ciò che si dice a Botticelli per farlo dipingere, ed è ciò che non tollera Leonardo, perché dice lui, con le mani si figura quel che si trova nella fantasia. Terzo punto, la pittura prima di tutto. Eccolo. Il pittore è padrone di tutte le cose che possono cadere in pensiero all'uomo, perciò che se egli ha desiderio di vedere bellezze che lo innamorino, egli è signore di generarle, e se vuol vedere cose mostruose che spaventino, o che siano buffonesche e risibili, o veramente compassionevoli, egli ne è signore e creatore. Anche il pittore è uomo vitruviano, anzi forse lo è più degli altri, lui è la vera copula mundi. A Firenze quindi lascia incompiuto il suo lavoro. Oltre all'Adorazione dei Magi, anche il San Gerolamo. Geniale nell'impostazione da cinema, dove il santo è un duro vecchiaccio di campagna. Il leone è davvero circo. E il paesaggio concepito secondo i suoi nuovi parametri. Il tutto in una elaborazione così lunga e pensata da non potersi mai terminare. National Gallery a Londra, la sala con i due capolavori di Leonardo, La Vergine delle Rocce. Una riflessione fuori orario a museo chiuso su questa grande pala, che è la seconda versione del primo lavoro che fa appena arrivato a Milano per i francescani dell'Immacolata, che poi è l'Immacolata Concezione, dogma appena sancito da Sisto IV. La prima versione dovrebbe essere dipinta con indicazione precisa dei contenuti, perché il tema teologico è all'ordine del giorno e i francescani ne sono i principali sostenitori. Lui non riesce ad adeguarsi e disubbidisce. La seconda è più corretta, infatti il bambino Gesù gioca un ruolo centrale e l'angelo non commette più l'errore di indicare come protagonista il giovane Giovan Battista. Sono fenomenali e ultra fiamminghi i fiori in primo piano, un po' come se lui in quegli anni fosse al telefono regolare con Dürer, che fa lo stesso lavoro nel mondo tedesco.
l'atmosfera che esiste fra la mano della Madonna e la faccia dell'angelo è totalmente misteriosa e inattesa. Ma curiosamente la cosa che mi colpisce più di ogni altra è il fondo. Il fondo si sfuma secondo i principi di prospettiva rinnovata aerea. Questa sorta di chiusura che si evolve su due buchi diversi dove si guarda fuori. Questo è un dipinto che dimostra che la prospettiva non ha una linea di fuga unica. Sono i due punti dove l'occhio vaga, quello di destra e quello di sinistra. Una curiosa atmosfera sospesa, un paesaggio totalmente inatteso, come silente. Il passaggio dalla pala al cartone spiega parecchio. Il cartone non cartone in realtà, perché questo cartone non è mai stato utilizzato per essere trasportato su un altro supporto. Racconta la storia ovviamente della famigliola, della Madonna di Sant'Anna e dei bambini di Gesù e del Giovanni. Si è evoluto su se stesso, è un disegno che prende forma lentamente. Ma parte da alcuni dettagli molto bizzarri. Qui si capisce che il disegno è un gesto puramente vigoroso che non vuole affatto definire il tutto, ma vuole definire solo il peso e il volume. Il dito è ovviamente solo accennato perché volume. Il piede altrettanto. Ma lì dove si formano le facce e i volti, si capisce che il disegno di Leonardo nasce dalla materia, dal progetto della materia e non banalmente dal segno. Questo grande disegno è degli anni maturi del Cinquecento. La questione tecnica per lui è totalmente risolta. Ma torniamo a Milano negli anni dei primi grandi successi. Quando dipinge per esempio il ritratto della Cecilia Galerani, la ragazza del principale Lodovico il Moro, e quelli ovviamente della sua fatica più nota. Il Cenacolo. Attualmente rinchiuso in una sorta di acquario che ne garantirà la conservazione eterna, almeno quella della parte rimasta e restaurata. Richiede questo cenacolo un pensiero molto particolare, perché non esiste in sé, non ci sarebbe l'un pezzo senza l'altro pezzo. Li voglio guardare insieme. Ho deciso di mettere due telecamere che si sparano l'una contro l'altra in modo da formare un terzetto particolarmente significativo. Perché si parla sempre del cenacolo, ma non si tiene conto di un dato fondamentale. Il cenacolo è uno spazio dove due grandi dipinti si guardano l'uno in faccia all'altro e dove chi li consumava quotidianamente non era affatto un visitatore, ma era un serio domenicano seduto come me in mezzo ai suoi confratelli quando mangiava. Il grande refettorio è oggi vuoto e genera un fantastico rimbombo. Ma ci spiega una cosa di fondo. Quando Leonardo va a dipingere la grande parete di fondo, quella che è nota al mondo intero, siamo attorno al 1495. Proprio nel 1495 l'opera di fronte è appena stata ultimata, il lavoro di Montorfano. Hanno una cosa in comune questi due grandi dipinti, sono tutti e due la negazione dei dettami estetici cinquecenteschi legati alla passione per la prospettiva. Il Montorfano è talmente pieno di roba che la prospettiva si perde. Leonardo di fronte darà un esempio di come si può immaginare un mondo completamente diverso, non con migliaia di persone, ma con gruppi ordinati di tre apostoli alla volta.
e con un ordine prospettico talmente cerebrale da andare ben oltre il rigore di Brunelleschi, perché il punto di fuga non corrisponde all'occhio dello spettatore, ma è concettuale con tal forza da stare più in alto, nella testa di Cristo. È lui che guarda a me, non sono io a guardare lui. Infatti solo il disegno mi convince, non il mio istinto mentre guardo. Il fondo è sfumato, i personaggi più precisi, la natura morta precisissima quanto la tovaglia perché è in primo piano. La crocefissione del Montorfano è un riassunto quasi germanico o comunque nordico degli ultimi temi del Medioevo, arricchiti però da una serie di personaggi che sono già moderni. Quelli di Leonardo sono storicamente transgenici, vestono una veste storica improbabile, ma comunque con la volontà di rappresentare il passato. La parte centrale del Montorfano è una sorta di Gerusalemme mitica e ignota che sembra in realtà il castello di Milano. Il cenacolo invece corrisponde con precisione alle descrizioni di Varrone e ai testi sacri. Leonardo sa che il cenacolo è al primo piano della casa romana, luogo che si prende in affitto perché la famiglia, di solito quella dei proprietari, mangia nel triclinium che ha pian terreno. Ha già imparato, tra l'altro, Leonardo dall'amico Bramante a dare una prospettiva a Milano. Lo straordinario Trompe-l'œil di San Satiro ne è un bel esempio, dove la prospettiva vuole dare l'illusione di portare lo sguardo oltre l'architettura vera e propria. Montorfano è così convinto della sua qualità che firma clamorosamente l'opera Sotto la croce. Leonardo è talmente dubbioso del rapporto con il pubblico che non firma l'opera. Oppure Leonardo è troppo famoso, ma comunque ha il diritto di aggiungere a Montorfano probabilmente quattro figure: il duca e suo figlio, la duchessa e la figlia. Le ha aggiunte lui, le ha aggiunte un suo aiutante, non lo si sa. Sicuramente sono state aggiunte con la stessa tecnica che è evaporata. Perché il cenacolo sperimentale, come tre quarti dei lavori di Leonardo, è stato condannato anche lui all'evaporazione, recuperato per il rotto della cuffia grazie a un restauro durato quasi 30 anni. Montorfano, infine, vuole rappresentare il mito, la storia o il mistero. Leonardo non vuole affatto più essere fiorentino, non vuole rappresentare nessuna idea astratta, il suo è un dipinto convinto della realtà e altri misteri in lui non ci sono, perché gli elementi qui presenti sono stati decisi tutti seriamente con il capitolo dei Domenicani che qui mangiava. Oppure Leonardo, in barba alle stupide allusioni del Codice da Vinci, è proprio sottoposto finalmente al rigore, quello dei Domenicani, qui ha reagito usando una pittura che sembra inchiostro simpatico, forse sapendo che lentamente l'opera sarebbe scomparsa. E lui avrebbe lasciato nella nostra mente solo la sensazione di un disegno perfetto, di una beffa. Motivo vero e ultimo del sorriso super sfumato della Gioconda, trasformato da Marcel Duchamp in un'altra beffa ancora, a testimonianza della sua capacità di Leonardo di inventare il mito e della nostra a caderci e crederci.
sono andato a trovarli per ottenere grazia a Londra. Al Victoria and Albert i codici Foster che abbiamo annusato da vicino. Centimetri 14x10, 9,5x7, 9x6. Taccuini che si portava presso come blocchetti per appunti. When did it arrive, General? It came to the museum with a collection of John Foster. Ah yes, obviously, as the name says. In 1876. Ho trovato anche il dottor Watson, ma non mi sento Holmes. Secondo pellegrinaggio, la British Library, nella sua nuova stesura architettonica, il tempio del libro, della pagina e della carta scritta. Dietro alla vetrinetta i santini di turno, che la gente ammira come bizzarre curiosità. I fogli del codice Arundel vengono esposti a turno. La fortuna però ci assiste, perché in questo codice appare un disegno curioso sulla capacità di inventare le chiavi che trasformeranno due secoli dopo gli strumenti a fiato in moderni. E poi un altro dato molto interessante, lo studio degli attriti. Qual è il peso necessario per far superare un attrito in piano, per muovere un oggetto? Prima scoperta sulla mentalità di Leonardo. Se per gli altri la teoria genera ipotesi di realtà, per lui la realtà genera ipotesi di teoria e di critica la teoria. Lui pensa alla teoria di Archimede, datemi una leva e solleverò il mondo, e ci fa immediatamente una riflessione. Ma quanto pesa il braccio della leva? Per lui il peso della leva influenza per un quarto circa il rapporto di forza. Buon senso popolare. Buon senso popolare che ritrova a Firenze nella Mostra degli Uffizi. Il trattato dei pesi di Biagio Pelacani che lui studia e critica perché vi riscontra delle anomalie. Leonardo non è uno scienziato, però è tale come sperimentatore che si pone problemi dinanzi alle leggi dagli altri stabilite. Crede alla sperimentazione, è un empirico ante litteram. È un individualista totale, a tal punto che quando si accorge di essere mancino, invece di scrivere da sinistra a destra, decide di scrivere da destra a sinistra. Simmetrico, perché i gesti sono gli stessi. Se la O mi viene così, la O mi verrà così. La sua non è affatto una scelta esoterica, è una scelta pratica come in tutto il suo lavoro. Difatti i quadri venduti, quelli da farsi pagare, sono firmati regolarmente in modo che il cliente lo capisca. Anche le carte topografiche sono scritte in modo che gli altri le possano leggere. I suoi appunti no, perché sono totalmente personali. Sono appunti per non dimenticare, sono appunti per elaborare, sono appunti per ricordare le gag che farà in pubblico e sono appunti dai quali appare la sua psiche fino in fondo, ivi compresa quella curiosa passione per la matematica dove ama più la retorica dei numeri della precisione del pensiero. Lui è un artista e ogni foglio è pronto ad essere incorniciato. Bel esempio di codice piccolo quello della Trivulziana esposta nel Castello Sforzesco di Milano. Nella sala delle assi, che forse si deve pure a lui, ma che comunque mantiene la traccia di un suo piccolo affresco. Sotto un cielo di rami che è una delizia di vita cortigiana.
La collezione dei libri che lo hanno influenzato, le bellissime miniature di De Predis che lo ospita appena arrivato a Milano. Le sue bizzarre elucubrazioni di parole da ricordare per far colpo e per assimilarsi ai colti da salotto. L'armonia universale di Gaffurio, quella generata dalle muse. Lui che è appassionato di musica e che è venuto a Milano proprio con quella funzione. Il mondo infinito dei codici leonardeschi quando la stampa sta cominciando a far crescere in modo esponenziale il numero dei libri disponibili. L'Ambrosiana Milano, che contiene un tesoro vero e proprio, che sono i 12 volumi nei quali il Codice Atlantico è stato legato e restaurato negli anni 70 del secolo appena passato. Fra i vari codici di Leonardo, due sono quelli maggiori. Quello che riguarda l'anatomia, il corpo e l'estetica. Una piccola parte del codice di Windsor è stata esposta recentemente all'Università di Bologna. E questo qua, che è il codice scientifico per eccellenza, pieno di appunti, di disegni e di progetti. Quello sui cannoni mi interessa in modo particolare perché qui vedo una bombarda, immaginata capace di sparare mitraglia, palle o addirittura protogranate. Adesso mi tocca il rito del guanto per poter voltar pagina. Ecco l'altra ipotesi. Il cannone lungo, quello famoso di cui si è parlato con Saddam Hussein negli anni passati, già previsto, il supercannone. Eccoci qua alla rappresentazione di un cannone che potrebbe tirare perfettamente in orizzontale. Se il Duca e i principi d'Italia avessero seguito il suo consiglio, la nostra storia patria sarebbe cambiata radicalmente. La questione dei cannoni è fondamentale per la storia d'Italia alla fine del 400. Tutte le nostre fortificazioni erano pronte a difendersi dal tiro di bombarda. Erano muri alti e abbastanza fragili dove la bombarda doveva tirare in su e lasciar cadere i proiettili. I francesi, usciti dalla terribile guerra dei cent'anni, hanno inventato una nuova polvere da sparo, molto più potente, che consente di sparare diritto. Leonardo aveva già, purtroppo inutilmente, intuito la questione. Ed è tutto un covo di sorprese, perché tutto è contemporaneamente estremamente moderno e rappresenta invece la cultura della sua epoca, ogni ruota disegnata perfettamente. E poi una sorta quasi di follia persecutoria dell'appunto minimo. In fondo materiali infiniti, ma una concezione così architettonica della vita, e questo fa riflettere ulteriormente, che anche il disegno geometrico, tecnico di un attrezzo che sembra in tutto e per tutto meccanico, appare nella sua pianta come un progetto di architettura. La perfezione del disegno che passa naturalmente dall'ingegneria alla geometria. Tutto è pieno di appunti. Vince la geometria perché vince l'ottica. In realtà anche la questione del vedere è costantemente affrontata da un punto di vista pratico, non teorico, da un punto di vista ottico, geometrico, ma pratico. E ancora l'intuito,
tutti i suoi contemporanei credono che il raggio esca dall'occhio per andare a vedere la realtà. Lui riprende la vecchia tradizione medievale e sa che i razzi vengono da fuori e colpiscono l'occhio. Curiosa meraviglia il Codice Atlantico, perché in realtà è il risultato di tanti fogli sparsi che hanno avuto un'avventura incredibile dopo la morte di Leonardo, passarono al suo amico Melzi in Francia, tornarono in Italia, furono ridistribuiti finché non andarono a costituire un corpo alla fine del Cinquecento sostanzialmente nelle mani di Pompeo Leone. E il codice di Pompeo non sono raccolti per farne un commercio, sono raccolti secondo la grande logica di creare una grande, una famosissima collezione, come Leone aveva desiderato e aveva nel suo testamento chiesto proprio al figlio di chiudere a chiave, di tenere assolutamente per la famiglia questi beni che venivano, che erano stati raccolti. La dispersione avviene dopo la morte di Pompeo Leoni nel 1609. Tra l'altro qui di testi fondamentali per noi ce ne sono anche altri. Luca Pacioli. Luca Pacioli è il matematico per eccellenza dell'epoca. È quello che scrive De Divina Proporzione, perché porta al punto evolutivo terminale il concetto di Fibonacci mescolato con quello di Pitagora sulla perfezione del numero aureo. Questione fondamentale per l'estetica e l'idea del bello. Ciò che due secoli prima per San Tommaso era la debita proporzio, l'equilibrio perfetto, per lui diventa la divina proporzio, l'equilibrio dimostrato. Eccellentissimo principe Lodovico Maria Sforza, cioè dedicato a Lodovico il Moro, ma il capolettera ha una miniatura straordinaria con un doppio drago che pare lui, il San Severino, portasse sull'elmo. Essendo lui il protettore di Luca Pacioli, questo forse è l'esemplare in assoluto più importante. 1498, si sta già stampando, ma è a calligrafia e la calligrafia riprende un carattere che potrebbe a noi sembrare di stampa, ma essendo molto più moderno per l'epoca è molto più pulito del carattere di stampa. Sono messi in rubrica, cioè in rosso, i nomi dei matematici e dei pensatori scientifici più importanti da lui citati. Ci ritrovo Nicola Cusano e ci trovo sotto, all'angolo, Leonardus Vincius. Architetti e ingegneri e di cose nuove, assidui inventori. Leonardo da Vinci, compatriota nostro fiorentino, qual de scultura gettò et pittura. E l'altro tema di fondo, cioè tutto si tiene, bellica instrumenta, gli antichi romani, Plinio, ovviamente Euclide. E ci sono citati tutti gli sperimentatori dell'antichità, Archimedes geometra, proprio sotto, problemi del presente trattato detto della divina proporzione. Aristoteles Philosophus. La rubrica che riprende Averroè è forse la più significativa di tutte, perché è quella che testimonia l'appartenenza sua e di Luca Pacioli all'area della cultura aristotelica classica, quella che arrivò in Europa nel XII secolo. Averroè è il pensatore arabo che traduce Aristotele nelle lingue nostre. Il disegno del cerchio che contiene il pentagono è identico a quello che ho fatto io a scuola. È di oggi. Finis perché si conclude il testo, quello scritto perfettamente dall'amanuense, con un'ultima indicazione dedicata al lettore. E i dolci frutto vago e si diletto constrinse già filosofi cercare causa de noi, che pasci l'intelletto. Poi, come in un libro di oggi, alcune righe libere tracciate per eventuali appunti e poi la sorpresa incredibile. I solidi di Luca Pacioli disegnati da Leonardo. La sfera solida, vari tetracedron,
piedi e vuote, tutti sempre appesi ad un filo, esattamente come è appeso ad un filo l'uovo di Piero della Francesca. E solo questo esemplare contiene i disegni di Leonardo, il che lo rende non solo più prezioso, ma spiega molto dei rapporti fra Leonardo, Luca Pacioli e Sanseverino. Attenzione, questo è uno dei più bei libri al mondo, che ha tra l'altro una grandissima sua particolarità, che mentre in tutti i codici Leonardo tira giù degli appunti con estrema velocità ed è preciso solo per spiegare tecnicamente ciò che deve essere il suo progetto, qui c'è anche un'applicazione attenta, artistica e estetica, perché è un vero regalo. Nasce questo grande progetto di divulgare il sapere di Leonardo, che è un sapere nuovo, ci sono delle idee assolutamente innovative. Un progetto probabilmente condiviso tra il giovane Giovanni Francesco e l'anziano maestro. Il Museo della Scienza e della Tecnica a Milano è dedicato proprio a Leonardo da Vinci e conserva una serie di modelli particolarmente interessanti perché fatti una cinquantina d'anni fa partendo dai codici. Macchine che vanno dalla diabolica doppia balestra che spara in due direzioni contemporaneamente, basta dare un colpo in mezzo e far scattare il meccanismo, oppure curiosi sogni marittimi, ovviamente da non realizzare, come la nave speronatrice, curiosi meccanismi per guerre stellari d'allora, ipotesi di un'aggressività più sognata che reale. Ma in realtà il suo pensiero di fondo rimane radicalmente aristotelico, perché si occupa di come si comporta il fuoco con questo distillatore a ciclo continuo, forno per far sciogliere a vari gradi di temperatura le leghe diverse di metallo, di come si movimenta la terra con una doppia gru che da un lato carica e dall'altro scarica e contemporaneamente si può girare. Ossessionato dall'acqua e da come affrontarne la gestione complicata con ponti d'ogni genere e ipotesi idrauliche, tutto sempre portato nel sottile gioco della meccanica. Si apre con le braccia e va a fare da ponte quando è necessario con la forza della corrente. E poi l'aria, il vero grande mito. Riecco il nostro Passepartout di prima e forse anche il prototipo dell'elicottero. È così aristotelico nelle sue categorie che userà proprio le categorie classiche dell'aristotelismo medioevale: la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria. La terra da muovere, l'acqua da dominare, il fuoco delle fornaci e dei cannoni e l'aria, elemento sentito per la prima volta come un altro liquido nel quale muoversi, a tal punto che inventa l'ala che permette di capire che oltre ad una certa velocità di movimento, l'aria stimola una controforza che ne fa materia di sostegno. Fin qui lo stimolo delle fantasie possibili, delle grandi anticipazioni. Sognatore avulso dal mondo pratico? Ma il vero stimolo di Leonardo in realtà è il mondo del lavoro, come nell'invenzione di questa draga per i canali di Milano. Il passaggio dal movimento rotatorio al movimento alternato, cioè la biella, era già nota ai produttori di tessuti sin dalla fine del 200. La sua applicazione qua
e per trasformarlo in segheria, usando come forza motrice l'acqua dei navigli, cioè un mulino. Passione per i meccanismi combinati che gli fanno già anticipare una curiosa macchina per la stampa, dove il torchio, mentre si muove e si abbassa, porta avanti la parte piana col foglio. Questa capacità di smontare il movimento in decine e decine di rotelle lo porta alla più incredibile delle invenzioni di allora, e lui in un appunto lo dice anche: questa è importante come l'invenzione della stampa. Il telaio completo con il movimento della spoletta, automatico, mosso da un singolo uomo che può anche essere sostituito dalla forza motrice di un mulino e quindi suscettibile di funzionare da sola e di produrre allora 1,5 metri di stoffa alta un braccio fiorentino. 280 anni prima dell'invenzione inglese del telaio moderno automatico, al quale si deve la rivoluzione industriale, il lancio automatico della spoletta. Il differenziale e la passione per gli ingranaggi lo porta a delle realizzazioni tecnologiche straordinariamente efficaci, come questa carucola che consente a un uomo di tirar su un peso con il movimento in avanti e indietro del manubrio, che è il seguente. Di come il movimento invertito diventa un movimento regolare. Tra l'altro attraverso un disegno tecnico che sembra un disegno tecnico della nostra modernità, quello che oggi si chiama un disegno esploso. E poi iniziamo un percorso attraverso la sua curiosissima psiche. Espressionista all'inverosimile quando immagina il monumento a Trivulzio come se fosse lui un pittore del XIX secolo. Espressionista in tripudi di robe equestri. Qui dove si va ben oltre la ricerca della naturalezza del movimento, si entra nel gusto della contorsione. Il progetto per il famoso cavallo dello Sforza, tutti gli studi per la fusione del cavallo, visti nel loro ultimo dettaglio, alcuni con delle annotazioni assolutamente naturali sue, e altri che mi incuriosiscono in modo particolare, perché se tutti i cavalli stanno o su tre zampe o sui due posteriori con gli anteriori alzati, lui deve andare oltre. Terrà alzato l'anteriore destro e un posteriore sinistro, quindi con difficoltà di stabilità assolute. Anche lì una sfida. In tutta la sua esperienza di indagine sul mondo rimane centrale l'idea umana dell'umanesimo. E l'uomo vitruviano, che per un narcisista come lui mi sembra molto di più il suo autoritratto. E le famosissime caricature. Oppure dolcissimo, assolutamente pre-raffaelita. E poi visionario. Dal Medioevo eredita tutta la visione delle allegorie, che è ben lontana da quella botticelliana. Fiori che possono sembrare chiome, proprio come in Dürer, e piante invece descritte con la scientificità dell'erbario. Anche nell'architettura lui non ha uno stile, ne sposa 10 contemporaneamente. Riesce ad essere ogni tanto pre-barocco, portando all'esasperazione gli stilemi dell'amico Bramante, oppure li fa la villa classica di Leon Battista Alberti. Ogni tanto è puramente toscano, ma lo fa inserendo i suoi edifici in situazioni urbanistiche che sembrano prevedere già Antonio Sant'Elia. Piani diversi di strade, di canali che si incrociano e si sovrappongono. Una sorta di metropolis del primo Rinascimento.
E poi questa idea ossessiva e geniale del volo. Interessato alla natura minima, anche quella domestica, di un gatto o di animaletti che giocano fra di loro, ma capace di guardare anche un bambino come un gattino. Pezzi di ricambio per bambini Gesù. Perché la realtà sta nell'infinita indagine sulla natura e sulla natura del corpo umano. Credo che sia fondamentale per capirlo vedere queste pagine fatte solo per sé medesimo, dove la ricerca estetica è totale, l'equilibrio dei disegni assieme alla perfezione della calligrafia, quella speculare. I fogli restano, diciamo, integri fino alla morte nel 1566 di Giovanni Francesco, anziano. Pare che negli ultimi anni non ci vedesse neanche molto bene, il lavoro poteva essere stato improvo per allora. E muore, diciamo che nega a qualsiasi persona anche di grande rango di poter acquisire questi, e quindi mantiene integra questa eredità. Ma secondo i Melzi e secondo lui era un'eredità spirituale prima di tutto, non un'eredità monetizzabile, non un'eredità come si capisce molto bene quando si pensa a quello che hanno fatto poi questi pittori, questi scultori, questi eruditi che hanno avuto in mano. Tant'è vero che non vengono venduti, i Melzi non vendono questa eredità, diciamo. Non viene venduta mai l'eredità, viene regalata, viene donata. Esteticamente perfetto e teoricamente spesso contorto. Curioso e inverosimile, Leonardo è molto di più di un ingegnere. È il primo esempio dell'artista onnivoro, quello che esalta fino in fondo ogni desiderio della sua assoluta personalità. È il primo dei temibili e terribili uomini della modernità, ma con i piedi ancorati nel meglio del pensiero medioevale.